Eccoci ad una puntata speciale di B-Spring, il programma che ci fa conoscere le nuove realtà musicali che si alternano sul palco del Blogos. Ciao a tutti da Giulio, a differenza delle altre volte non c'è Alessio qui a presentare perché sarà uno dei protagonisti di questa magnifica serata. Infatti oggi, giovedì 3 maggio, è una giornata doppiamente speciale in questo senso, grazie al concerto Wake Up Riot, una grande esibizione dal vivo che coinvolge le realtà musicali della sala prove del Blogos, con l'intento di sostenere ed autofinanziare la sala prove con l'acquisto di una nuova strumentazione di materiale audio. E adesso appunto ci sono vari gruppi che si alterneranno in questa serata: i Zucchini Confidence, i Rockal, i Tel Beaches, DJ Cecio, ovvero Alessio, e Yassin featuring Robby. E adesso parleremo con i Rockal, sono qui con noi, presentiamo subito. Beatrice, voce. Andrea, chitarra. Ruggio, basso. Loris, batteria. Flavio, seconda chitarra. E partiamo subito alle domande. In che modo vi siete avvicinati alla musica? Allora, ci siamo avvicinati con la scuola, da vari progetti in contemporanea. Ognuno di noi aveva un progetto singolo, portare avanti magari un piccolo insegnamento di chitarra oppure chi già suonava da qualche anno. E abbiamo iniziato in tre, eravamo io, Andrea, Davide e Loris, con una nella stessa classe e una cantante presa dall'esterno, e abbiamo iniziato a suonare circa 2 anni fa facendo un piccolo concerto, ma poi il tutto è andato a rotoli, insomma, il gruppo non ha più suonato. Poi dall'anno scorso ci siamo riavvicinati, abbiamo preso come cantante Beatrice e da poco si è aggiunto Flavio, sì, il chitarrista. Signori. Benissimo. E come è nata l'idea di realizzare un concerto che riunisse tutti i musicisti che suonano in questa sala prove, appunto? Ma l'idea è nata da una band, di cui adesso non ricordo il nome, Tellis Beaches, che appunto per risistemare un po' la saletta ha deciso di organizzare questo concerto, una sorta di raccolta fondi. E i problemi principali sono la batteria e un amplificatore da chitarra, quindi pensavamo con questi soldi di poter comprare nuova strumentazione. Tuttavia è anche un concerto per farci conoscere un po', per far conoscere le band e per suonare un po' insieme, dato che c'è sempre voglia di fare un concerto, c'è sempre voglia di suonare. E pensate che manifestazioni di questo tipo possano ripetersi in futuro? Secondo me sì, e non appunto solo come raccolta fondi, ma proprio come una voglia di fare un concerto. Ora questa sera siamo in 4 band, più qualche DJ, 2 DJ mi pare. Però io penso che in futuro si possa fare con anche più band, oppure band, solo un'unica band a serata, durante le quali appunto organizziamo. E tornando a parlare di musica strettamente, da che gruppi siete influenzati? Qual è il vostro genere musicale prediletto, insomma? Abbiamo generi diversi, ognuno di noi ha generi diversi, ma il genere che facciamo nel nostro gruppo è una sorta di soft rock, un rock più anni 90-2000 o anche pop. Abbiamo diverse influenze. Flavio è influenzato da band prettamente metal come Ruggio, anche Loris alla batteria, mentre a me piacciono molti Led Zeppelin, no, gruppi rock anni 80. Anche Beatrice. Sì, condivido. Benissimo. E speriamo che appunto sia un grande concerto stasera per voi, e vi diamo i migliori auguri per questa grande serata. Vi ringraziamo. Grazie a te. Grazie.
Rieccoci di nuovo qui in questa puntata speciale di B-Spring, Wake Up Riot, il nome del concerto di questa sera, e tra i protagonisti di questa sera avremo i Telles Bitches, qui con noi, che si presentano ai nostri microfoni. Ciao a tutti, io sono Giovanni, batterista. Riccardo Rezzi, chitarra. Roma, voce basso. Io sono Telle, chitarra. Benissimo, e... con che aggettivi riassumereste la vostra band, il vostro progetto musicale? Con un aggettivo direi... Campata in aria, sì. Sono... Come nascono i Telles Bitches? Ma ci siamo... insomma, abbiamo cominciato a suonare un paio d'anni fa. Una cantina? Tre di noi erano a scuola insieme, nella stessa classe. Ognuno suonava uno strumento e... niente, abbiamo incominciato proprio... Abbiamo imparato insieme a come si suona e ora possiamo ritenerci dei bravini musicisti. Di solito nelle band musicali si cerca sempre di avere un buon equilibrio tra influenze diverse. E voi ascoltate generalmente lo stesso genere musicale oppure venite da appunto influenze diverse? Allora, sicuramente venivamo da influenze diverse, poi col tempo ci siamo tutti orientati verso lo stesso genere e direi che ora spaziamo soprattutto i Red Hot, sono uno dei nostri campi di lavoro più sì, è quello che grandi. Praticamente ha portato l'ispirazione che probabilmente darà vita anche del nostro materiale, un po' questa corrente funk, rock... ci piace, così. Sì, ovviamente all'inizio, non sapendo bene suonare tutti, siamo davvero partiti da zero, non avevamo grossissime aspettative. E tutti siamo dei buoni ascoltatori di musica e un po' alla volta abbiamo trovato il nostro indirizzo, diciamo così, di genere musicale. Il vostro mix musicale. Esatto. Benissimo, parlando strettamente dell'iniziativa di oggi, del concerto di oggi, pensate che appunto un'iniziativa del genere possa riunire musicisti di diversi contesti musicali e come è nata soprattutto questa iniziativa? L'avete curata voi direttamente? È stata curata direttamente dai gruppi oppure altro? Sì. Vabbè, l'iniziativa è nata da noi, che venendo a provare qua nella saletta del Blogos, dove stiamo registrando, ci siamo resi conto che amplificatori, batterie, insomma, non erano messe troppo bene. Allora abbiamo pensato come sarebbe fare una serata con tutte le band che suonano qua nella saletta per raccogliere un po' di soldi e metterla a posto. Quindi l'idea è nata da questo. Benissimo, pensate che in futuro ci possa essere una ci possono essere occasioni per ripetere questa esperienza? Io credo proprio di sì e sarei felicissimo di rimpegnarmi e rifare questa iniziativa di cui ne vado molto fiero. Benissimo, grazie mille per il vostro contributo. Grazie e buon concerto per stasera. Grazie. Ritorniamo al nostro spazio qui di B-Spring nella serata appunto di Wake Up Riot, grande concerto che promuove tutti gli artisti della sala prove del Blogos. E udite, qui c'è Alessio Zagari in veste di DJ Cecio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, e partiamo subito con sapere appunto genesi e... opere di questo tuo progetto musicale. Allora, già definirlo opera proprio sarebbe un aggettivo molto importante, ma in realtà mi piace cipollare col computer. All'età di 17 anni tipo mi hanno regalato il primo programma di editing musicale, quindi mi sono messo lì un po' a cipollarci.
finché ho accumulato un po' di basi tali da arrivare a un certo punto a dire, beh, però magari posso proporre a qualcuno, insomma, posso suonare da qualche parte, visto che c'era questo concerto di autofinanziamento per la salita del blog. Ho detto, perché non provare? Perché no? E solitamente da quanto tempo ti dedichi in maniera regolare a questo progetto, però con serietà, cioè, insomma, nel produrre? Quanto tempo ci passo dietro? No, da quanto tempo? Ah, scusa, da quanto tempo? No, diciamo che negli ultimi 5 anni ci avrò passato parecchio tempo. Ho incontrato però anche parecchie difficoltà tecniche, cioè dovute principalmente al fatto che ho un computer piuttosto vecchio, piuttosto lento e piuttosto contrario alle mie esigenze, e quindi perciò ogni 2 mesi mi si cancellava tutto ciò che riuscivo a creare, ed era difficile quindi arrivare a un prodotto finito, diciamo. E comunque adesso non sono arrivato a un prodotto finito. Croce e delizia dell'autoproduzione, ecco. Adesso, riferendomi anche alla tua esperienza di conduttore di questo spazio, di questo programma musicale, ma anche come musicista, secondo te oggigiorno è difficile per un artista emergente trovare luoghi in cui esibirsi? Sì, cioè, credo proprio che sia difficile, però credo anche che, anche a partire da iniziative come queste, dove alla fine non è che lo fai per uno scopo commerciale, lo fai per aiutare un centro giovanile, una saletta di un centro giovanile, un artista comunque ha la possibilità di esprimersi, di proporsi a un pubblico, quindi secondo me questa è più importante di altre esperienze che magari andresti a fare nel tal locale o da qualche altra parte, dove magari sono più interessati ad avere un profitto, si interessano un po' meno della musica rispetto a qua, che invece è il contrario, insomma. Benissimo, speriamo che tu ci faccia ballare stasera. Non so nemmeno che dischi metti, ma anch'io. Appunto, per questo mi fido di te. Grazie, Alessio. Ciao. Altri artisti che sono impegnati questa sera sono due rapper, possiamo dire MCs, ecco, Yassin MCs e Robby. Ciao ragazzi. E iniziamo subito con parlare del vostro percorso musicale. Come nasce la passione per la musica per te, Yassin? È una gran passione, perché piace fare quella musica e la sto facendo. Facciamo due generi, due tipi di musica diversi. Io faccio hip hop e Robby fa reggae dancehall. Ma abbiamo deciso di fare un CD, un mixtape, come li chiamiamo con il nostro modo, un mixtape, che ci sono più di 8 brani, che saranno dentro il disco, e sono reggae pop. E poi dobbiamo fare la presentazione più avanti, che stiamo lavorando già, siamo arrivati al quarto pezzo e anche altri pezzi vecchi. E stasera per il concerto, non è la prima volta, però c'è sempre, quando c'è lo pubblico davanti, c'è sempre quella paura che non li fai contenti. E bisogna sempre perseverare, aumentare. È sempre la novità, perché se si fai le cose sempre, che li fai le stesse cose, la gente non ti ascolta più. Per forza, bisogna sempre rinnovarsi. Tu che ne pensi, Robby? Qual stessa è il tuo? Cosa, bisogna rinnovarsi per colpire la gente, diciamo, per attirare più persone, e, diciamo, creare un pubblico un po' più vasto.
tu hai esperienze precedenti come MCs per conto tuo, indipendentemente dal progetto di Assin? Sì, cioè abbiamo fatto una serata l'anno scorso in un locale dove, cioè, ho fatto anche cantare Yassin, anche se non stavo lavorando ancora con lui per fare questo progetto, perché avevamo fatto una canzone insieme nel frattempo. Sì, quella diciamo è stata la mia prima serata come di sì, come serata di Benson, sì, che ha fatto. La mia uscita, una pausa stupata, chiedo scusa per ogni ferita che a causa mia c'è stata. Rappo con il cuore, non con la testa, non è che scrivo una battuta lunga, corta, fiaccata. Ti do di nuovo remix, la mia roba fiammata, stufata, la rima se n'è andata, crollata, basata. La base per far sentire la goccia, stupata, avvio, la nostra rima è sempre stata sbucciata, perché non riescono ad arrivare al nostro livello, perché hanno paura della vecchia bastonata. I'm joining every day, join every night with all my friends, I'm living my life. I'm joining every day, join every night and the good times remain in my mind. E volevo chiedervi appunto qual è la difficoltà principale per un artista che emergente, che si autoproduce oppure che cerca fare degli album cooperando insieme, qual è la difficoltà principale per trovare date e luoghi in cui suonare? Che altro, secondo me, anche diciamo, siccome il nostro è un genere particolare, cioè in molti locali ad esempio non diciamo non viene accettato perché ci va un certo tipo di persone che ascoltano un certo tipo di musica, tanto che siccome qua spesso ci sono tutti i locali un po' dove fanno musica house o più o meno l'hip hop, e quindi ad esempio il reggae, il genere mio, non viene molto diciamo apprezzato. Dico Yas, che lui siccome fa hip hop, quindi qualcosa di più, però io ad esempio se dovessi fare da solo troverei più fatica rispetto a lui, quindi hip hop c'è sempre maggiore, quella fatica, sì. se all'inizio se c'è sempre quella fatica, se non poi fai dipende. Uscire l'album, se non esce l'album, non, c'è sempre fatica di poi lavorare, dipende anche perché se genere. Esce l'album trovi un produttore, fai lo stagione e girai a fare concerti lì dove si lavora. Adesso stiamo sbattendo a fare il mixtape dopo l'album, faccio l'album dopo da solo, ci sarà di sicuramente Robby un featuring di una canzone o fa tutto lo stagione dell'album, cioè poi sarà un lavoro, perché il reggae è una musica che mi piace, ma mi piace inserire anche dei pop che l'hanno inserita anche la gente che sono famosissimi, non è una cosa nuova. Sì, è una cosa che sta emergendo, questo reggae pop, diciamo. Perché più o meno lo stesso stile. Sì, c'hanno molte cose in comune. Cioè, l'unica cosa è che la musica è un po', cioè, l'istrumentale che cambia. Non è che cambia un granché. Per andare sul ritmo dell'hip hop non vai sul ritmo del reggae, perché sono diversi. E lì dove c'è la cosa. Perché parliamo come loro. Parlano di politici, noi parliamo di politici, parlano per l'amore, parliamo dell'amore, parliamo della vita, loro parlano della vita, la stessa cosa. Quasi tutta la musica, solo che sono diversi di strumentali che cambiano proprio il ritmo della musica, come si canta, eccetera, eccetera. Bene, e migliori auguri per il vostro mixtape e buona registrazione. Grazie alla redazione che sempre grazie mille. Ci dà una mano, grazie al Centro Giovanile, grazie a voi anche. Grazie a voi. Questa serata, questo concerto, il Wake Up, suoneranno anche gli Zucchini Confidence, esatto. Che sono Michele Langella alla batteria, Daniele al basso, Emanuele Andresani alla chitarra e Luca alla chitarra ritmica, Emanuele Andresani alla chitarra solista. Benissimo. Cambiamenti nell'ultima ora, però sì, no, non avevo specificato la chitarra.
pensiamo di non doverlo specificare. Ma ci sono chitarre e chitarre, lo sappiamo benissimo. Sì, salutiamo tutte le chitarre. Salutiamo tutte le chitarre. Ciao, grazie. E passiamo al... vogliamo capire come, in che modo vi siete avvicinati alla musica, indipendentemente dalla chitarra, con le chitarre o senza? Inizio io? Beh, il piacere per la musica è... c'è da sempre. E... poi dopo è nata la voglia di costruire proprio della musica, sì, da parte mia. E da quanto tempo, avete iniziato a costruire? Seriamente, cioè a livello personale o insieme, proprio come gruppo. Come gruppo è un anno, super giù. Benissimo. Ci sono stati vari cambi di formazione. Tra i quali uno è fuori che si sta bevendo una birra, che è vero, sì, il nostro ex chitarrista. Esatto. Perché prima, diciamo, il chitarrista Luca era batterista, poi dopo è cambiato in chitarra e quindi è cambiata tutta la formazione di conseguenza. Infatti il batterista Mike Langella è stato costretto a suonare la batteria. Ricordo che è la quinta volta che mi metto la batteria in vita mia e stasera giustamente ho il primo concerto. Presenza numero 6 per Mike Langella. Esatto. Sono come i gettoni della nazionale, bisogna cominciare a collezionarli. Dai, però sono carico, dai, anche se la paura c'è, però sono carico. Quanti concerti avete fatto fino ad ora in un anno? 20. 20? Quanti tour europei avete fatto? Ah, tre. Beh, uno per ogni stagione, naturalmente. Esatto. D'estate eravate in Riviera. Abbiamo affiancato adesso anche qui in South Estonese, in Arizona. Sì, giustamente. Battiato ci aveva chiesto un duetto. Però è strano Battiato, è un po' da prendere, cioè nel senso. Parlarci è bello, però quando inizi a far musica... Vai in un'altra dimensione, sì. E non ci stai dietro, è proprio un altro passo. So che noi eravamo un po' impegnati in quel periodo, anche proprio per un cambio di formazione, sì. E abbiamo detto che non eravamo pronti. Ma a un certo punto Cristina D'Avena vi contattò comunque. Ci contattò, sì, ma solo perché il chitarrista solista c'è avuto una storia con Cristina D'Avena, esatto, capito? Esatto. Allora solo la jam session non musicale, ma un'altra. Lasciamo il dubbio. No, un'atmosfera, diciamo. E cosa ci proporrete stasera, ragazzi? Non so. Dall'intervista che cosa ne pensi? Spaziate molto a livello musicale. Sì. No, cioè, abbiamo una direzione musicale. Il problema è che non abbiamo una direzione molto del programma per questa sera. Però sì. Ci stupirete. Sì, abbiamo 3 pezzi pronti e sicuri. E il resto del tempo improvvisazione. Ti gusta? Che non è vero, non è vero, non faremo assolutamente improvvisazione. Abbiamo dei pezzi pronti. Ah, abbiamo dei pezzi, sì, pronti. Ma ne abbiamo vecchi, però vogliamo stupire con qualcosa di nuovo. Stupiremo anche noi stessi stasera. Ma con l'augurio di riascoltare i grandi pezzi che vi hanno fatto conoscere nel vostro tour europeo, insomma. E anche in Arizona. In Arizona di spalla ai Queens of the Stone Age, insomma. Sì. Avremo una grande voglia di sentirvi e vi ringraziamo. Anche noi abbiamo voglia di sentirci. Cioè, proprio di... insomma, è chiaro? Il concetto, l'odore, il sapore, il cambio di odore, esatto. Che sali, l'espressione, sì. giustamente. Non possiamo che ringraziarvi di questa grandissima intervista. Grazie. Ringraziamo anche il vostro bassista. Sì, no, il bassista. Ah, vogliamo specificare il bassista non ha bisogno di parlare troppo. Assolutamente no. Non so se voi avete fatto sport, quando vai a fare la doccia dopo l'allenamento, c'è sempre il momento doccia e c'è sempre il membro della squadra dominante che non ha paura di niente, quindi è quasi, cioè, fa vedere a tutti che non ha paura di niente.
capisci? Tramite il suono si può capire. E anche tramite il suono si può capire. Esatto, riusciamo a farlo, il suono. No, il suono del basso. Ah sì. Il suono del basso. Ah sì. Ringraziamo la band Christian Rock dei Zucchini Confidence. Un gruppo timorato da Dio. Sì. Da Dio, non di Dio, da Dio. È timorato da Dio. Siamo timorati. Saluto, ciao, ciao, dissolviamo lentamente. Ringraziamo i gruppi che si sono avvicendati qui nelle nostre interviste con l'augurio di un grande concerto questa sera. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.